Domenica di fine febbraio, caratterizzata dalla pioggia che ha bloccato diverse squadre e oppure alcune partite che si sono giocate sono state disputate proprio sotto una pioggia torrenziale e con dei campi molto allentati. Comunque veniamo a quello che è successo nella girone C di seconda categoria. È stato fermato sul pareggio 0-0 alla fine del primo tempo Le Castella, e poi la partita è stata sospesa, quindi si riprenderà dal secondo tempo con il punteggio di 0-0, e il fatto stesso che questo consente alla Polisportiva Palermiti, che va a vincere 4-0 a Squillaccio contro la Schilleggio, hanno anche qui un campo molto allentato, pioggia per tutta la durata dei 90 minuti, ma il Palermiti ha avuto vita facile, perché con due rigori nettissime peraltro segnate da Marino al 28esimo e al 34esimo del primo tempo e al gol di Starace sul finale del primo tempo per il 3-0, ha potuto vivere abbastanza serenamente un secondo tempo che poi è stato caratterizzato anche dal gol finale all'87esimo da Marinaro, con un bel pallonetto sull'uscita del portiere dello Schilleggio. Quindi una giornata favorevole alla capolista, che allunga, anche se ovviamente dobbiamo ripetere, ci sarà la partita di recupero, il mezzo tempo da giocare per le Castella. Sul resto del fronte dobbiamo segnalare il pareggio, probabilmente inaspettato, ma quando si parla di derby nulla è inaspettato, tra Academy Girifalco e Amarino, con la Marini che è andata anche in vantaggio con Bova al 17esimo del primo tempo ed è stato raggiunto solo nel finale, esattamente all'84esimo, da uno dei suoi giocatori di colore dell'Academy Girifalco, Quinte. E allora anche qui dobbiamo segnalare che il Palermiti recupera due punti sulla terza in classifica. Questo accade perché si fa in pratica avvicinare dalla Sersalese che nell'anticipo di sabato batte 3-2 il Cropani, e quindi poi rimane in quarta posizione, mentre in quinta rimane il Petronà, che in pratica non ha potuto giocare la sua partita contro lo Sporting di Crotone, anche in questo caso, però tutta la partita è stata rinviata e probabilmente non è stata cominciata assolutamente per niente. Per il resto dobbiamo segnalare la vittoria esterna del Real Glianò con il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Caracciolo, che va a vincere a Caccuri per 3-1 e quindi si allontana dalle zone basse della classifica, lasciando proprio lo Schilleggio all'ultimo posto, la Nuova Valle però con la partita da recuperare a 11 punti, appunto il Caccuri a 13 punti, che si trova adesso in terz'ultima posizione. Il Reggiano proprio raggiunge proprio il Caccuri a 13 punti e si mette in quart'ultima posizione, avvicinandosi anche al Real Cropani, il Real Cropani che in effetti in pratica è stato sconfitto, come dicevamo, dalla Sersalese nell'anticipo di sabato. Quindi un campionato abbastanza diciamo a mezzo servizio, perché ci sono delle partite da recuperare e vedremo quello che succederà nel prosieguo, appunto. Però intanto la Polisportiva Palermiti, con il suo bomber Marino, che è arrivato tranquillamente ad essere primo nella classifica dei cannonieri, si gode questo primato in classifica dopo averlo ottenuto domenica scorsa. Da segnalare infine la vittoria del Real Codronei contro il Torre Melissa 3-0, risultato che consente alla squadra di Codronei di issarsi al sesto posto, di uscire definitivamente dalle zone basse della classifica e quindi diventare una delle squadre che può lottare, anche se in maniera poco evidente ovviamente, perché sono 7 i punti che lo distaccano dal quinto posto, che può diventare una squadra che ambisce alla zona playoff.